Inter, LA Lazio pensa a Ranocchia. Futuro all'Inter in bilico per Andrea Ranocchia, il cui contratto con i nerazzurri scadrà il prossimo giugno. Al momento non si registrano novità per quanto riguarda il rinnovo, anche per via della difficile situazione societaria del club meneghino, e intanto ci pensa la Lazio. AGKOOPMEINERS, piace al Napoli. La stagione di Koopmeiners è eccellente sotto ogni aspetto, lui è concentrato sulla sua squadra, vuole conquistare tutti gli obiettivi assieme ai suoi compagni. Il suo talento gli ha consentito di guadagnarsi il gradimento di moltissimi club, tra cui anche il Napoli. Benevento, Foggia, Inzaghi non è a rischio. Perché ci sono io e non l'allenatore, adesso è giusto che squadra e allenatore restino isolati per analizzare la partita, evitiamo altri pensieri. È il direttore sportivo Pasquale Foggia a metterci la faccia dopo il pesante co-interno del Benevento con la Fiorentina, Inzaghi a rischio? No, assolutamente. Schalke, niente accordo con RANGNICK. Ralf Rangnick, allenatore in passato vicino al Milan e ora senza panchina, era stato accostato allo Schalke 04, ma il club tedesco, riferisce la Bild, smentisce tutto. Inter, Brozovic tra rinnovo e Liverpool. I dirigenti di casa Inter sono già al lavoro per i rinnovi di De Vrij, Bastoni e Lautaro, ma presto dovranno mettersi al lavoro anche per quello di Marcelo Brozovic, che è in scadenza nel giugno del 2022 e quindi da gennaio del 2022 potrebbe accordarsi, a parametro zero, con un'altra squadra. L'intenzione del club è quella di rinnovare, ma come riporta interlive.it il croato vorrebbe un aumento importante, dai 3,5 milioni attuali a 5,5-6 milioni di euro a stagione. Chi osserva con attenzione gli sviluppi della situazione è il Liverpool, che è reduce dalla cocente delusione dell'investimento fatto su Thiago Alcantara e vorrebbe sostituire lo spagnolo già la prossima estate. PSG, contatti con Raiola per Pogba. Anche il PSG su Paul Pogba, secondo quanto riporta Footmercato, infatti, il club francese avrebbe sondato il terreno con Mino Raiola per il centrocampista dello United, che non sarebbe contrario all'idea di giocare in patria. Per far posto all'ex Juventus, Leonardo punta a cedere Ander Herrera e Idrissa Gueye. Ilunga URIC, Napoli, concentrato sul Verona. Napoli, io sono concentrato sulla mia squadra, a me mi gira perché penso che oggi dovevamo vincere e avere 3 punti in più, stiamo proponendo gioco, aggressione, un calcio totale, dopo la sconfitta per 3-2 col Sassuolo Ivan Juric dribbla le domande di mercato su un possibile futuro in azzurro. Agüero, Barca, vediamo, ora sono del City. Il Kun Agüero ha commentato su Twitch le ultime indiscrezioni di mercato sul suo conto, scrivono tutti del Barca, 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 aspettiamo un po', vediamo, sono ancora un giocatore del City, ha detto l'attaccante. Verratti, MBAPPE sta molto bene al PSG. Quando giochi con questi giocatori è sempre più facile, puoi lanciare loro una bomba, controlleranno sempre bene la palla. A 3 anni e mezzo dall'arrivo a Parigi di Neymar e Kylian Mbappé, Marco Verratti non nasconde il suo piacere nel giocare al fianco delle due stelle offensive del PSG.
Ci stiamo avvicinando sempre di più alle grandi squadre, sappiamo che con loro in squadra siamo più forti, ha aggiunto il centrocampista italiano a RMC Sport, Mbappé, oggi, è sotto contratto con il PSG, e l'unico fatto certo, è sotto contratto fino al 30 giugno 2022, sono 15 mesi. L'unica cosa che conta è la voglia di parlare di prolungamento, oggi non c'è nessuna preoccupazione, ha concluso. Bologna, Mihajlovic, futuro, a fine campionato. Il mio futuro è domani, io sono concentrato per vincere e finire bene il campionato, poi ci sarà tempo per parlare di tutto, così il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic alla vigilia della gara casalinga contro la Sampdoria. Roma, Mancini nel mirino di United e Chelsea. Dall'Inghilterra arriva la notizia che Manchester United e Chelsea hanno messo nel mirino Gianluca Mancini. Secondo il Daily Express, il difensore della Roma può partire per una cifra di poco superiore ai 31 milioni di euro, 27 milioni di sterline. Dalla Spagna, Ronaldo vuole tornare a Madrid. Ronaldo vuole tornare al Real Madrid. In Spagna non hanno dubbi, ecco come aprono i quotidiani Marca e As. Il portoghese è intenzionato a lasciare subito la Juve, con cui ha un contratto in scadenza nel 2022 e il suo agente Jorge Mendes sarebbe già al lavoro.